Ciao a tutti, sono Antonio Berlingeri e oggi parleremo di Pete Zwart. L'attività grafica di Zwart iniziò nel 1921, quando entrò in contatto con la Wacker's House, per la quale cominciò a realizzare alcune pagine grafiche. Nel 1923 fu presentato ai dirigenti della NKF. Da quel momento prese avvio una collaborazione decennale improntata totalmente alla comunicazione grafica. Con l'uso della macchina fotografica e della tipografia usata in senso espressivo, Zwart intendeva la grafica come ricerca di nuovi linguaggi per creare un nuovo modo di comunicare. Fu lui per primo che introdusse nella composizione grafica l'uso dell'alfabeto minuscolo come provocazione. Anche l'invenzione della composizione a bandiera fa parte della nuova tipografia di quell'epoca, che tende ad essere elementare, funzionale, oggettivistica e dinamica, soprattutto con l'uso del carattere bastone. Tutto è scandito secondo un'analisi percettiva acutissima, con un rapporto perfettamente equilibrato di pieni e vuoti, di figure e di sfondo, grazie anche all'uso della stampa in colore. Nelle sperimentazioni delle avanguardie come Dada, il futurismo, il costruttivismo russo, il neoplasticismo olandese, di cui questi ultimi sono confluiti nel Bauhaus di Gropius e Moulin-Rouge, alcuni fondamentali principi. Si sono formate varie tendenze di specializzazione come il fotomontaggio, la fotografia astratta, il lettering e il rinnovamento tipografico. I maggiori protagonisti di tale rinnovamento, oltre ai maestri del Bauhaus, sono stati Schutema a Rotterdam, Tej a Ladislav, Sutnar a Praga, Dextel a Jena e gli svizzeri Bomberg, Stankowski e Max Bill. Bene, per questo video è tutto. Continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina YouTube. Ciao a tutti e alla prossima!